i conquistadores e la distruzione dei popoli americani. La conquista dell'America da parte degli europei fu un evento epocale che ebbe un impatto profondo sulle popolazioni indigene del continente. I conquistadores, guidati da uomini come Hernán Corté, Francisco Pizarro e Gonzalo Jiménez de Quesada, furono responsabili di un'ondata di violenza e distruzione che portò alla morte di milioni di persone e alla cancellazione di intere culture. Le cause della conquista. Le ragioni della conquista dell'America sono molteplici. Innanzitutto, gli europei erano spinti dalla sete di ricchezza e di potere. Le notizie di terre ricche e popolose che si trovavano oltre l'Atlantico avevano suscitato grande interesse in Europa. E molti uomini erano disposti a rischiare la vita per conquistare queste nuove terre. In secondo luogo, la conquista fu anche motivata da fattori religiosi. Gli europei erano convinti di portare la civiltà e la religione cristiana ai popoli pagani dell'America. In questa convinzione si fondava anche il diritto degli europei a conquistare e a sottomettere i popoli indigeni. La conquista dell'impero azteco. La conquista dell'impero azteco fu uno dei momenti più drammatici della conquista dell'America. Hernán Cortés, un nobile spagnolo, arrivò in Messico nel 1519 con una piccola spedizione di soldati. Corté riuscì a sconfiggere gli Aztechi grazie a una combinazione di fattori, tra cui l'uso delle armi da fuoco, la divisione dei nemici e l'appoggio di alcune popolazioni indigene che erano ostili agli Aztechi. La conquista dell'impero azteco fu un evento traumatico per il popolo azteco. La maggior parte dei sovrani aztechi fu uccisa, e la popolazione fu costretta a lavorare nelle miniere e nelle piantagioni. La cultura e la religione azteche furono cancellate. E la lingua nahuatl fu gradualmente sostituita dallo spagnolo. La conquista dell'impero Inca, la conquista dell'impero Inca fu un'altra importante tappa della conquista dell'America. Francisco Pizarro, un altro nobile spagnolo, arrivò in Perù nel 1532 con una piccola spedizione di soldati. Pizarro riuscì a sconfiggere gli Inca grazie alla sorpresa e all'uso delle armi da fuoco. La conquista dell'impero inca fu ancora più devastante di quella dell'impero azteco. La maggior parte dei sovrani inca fu uccisa e la popolazione fu ridotta in schiavitù. La cultura e la religione inca furono distrutte e la lingua quechua fu gradualmente sostituita dallo spagnolo. La conquista di altre popolazioni. La conquista dell'America non si limitò agli imperi azteco e inca. I conquistadores conquistarono anche altre popolazioni indigene, come i Maya, i Caribi e gli Apache. La conquista di queste popolazioni fu caratterizzata da una violenza e una distruzione ancora maggiori. Le conseguenze della conquista. La conquista dell'America ebbe conseguenze devastanti per le popolazioni indigene. Milioni di persone morirono a causa della guerra, delle malattie e della schiavitù. Intere culture furono cancellate. E le lingue e le tradizioni indigene furono minacciate di estinzione. La conquista dell'America ebbe anche un profondo impatto sulla storia del mondo. L'arrivo degli europei in America segnò l'inizio di un nuovo periodo, in cui il continente americano fu integrato nell'economia e nella cultura europea. La memoria della conquista. La memoria della conquista dell'America è ancora oggi un tema controverso. In alcuni paesi, come il Messico e il Perù, la conquista è vista come un evento traumatico che ha portato alla distruzione di intere culture. In altri paesi, invece, la conquista è vista come un evento positivo che ha portato alla diffusione della civiltà e della religione cristiana. Indipendentemente dal punto di vista, è innegabile che la conquista dell'America fu un evento epocale che ebbe un impatto profondo sulle popolazioni indigene del continente.